E benvenuti ragazzi, benvenuti finalmente. Benvenuti in Kiwi. Finalmente siamo a Lucca Comics. Come potete vedere già da un po' di cosplayer che stanno giù. C'è sta qualche cosplayer giù. Mo ci andiamo a dare fastidio a qualche cosplayer. Come potete vedere anche dalle mie storie Instagram, che ho fatto dei mini vlog. Quindi ragazzi, andate a vedere, perché ho fatto dei vlog su alcuni padiglioni. Quindi mi raccomando ragazzi, andiamo a vedere, andiamo a dare fastidio ai primi cosplayer che ci stanno, che mi vengono incontro. Io vedo già delle facce preoccupate che se ne vogliono, spero che se ne scapperanno. A te, oh, eccola. No, tu via, quando vai, sì, no, sì, io quelli che scappano, quelli che preferisco, via pure tu. Raga, come vi chiamate? Noemi. Miriam. Sara. Oh, che personaggio siete, raga? Kasumi Yoshizawa di Persona 5 Royale. Tu invece? Nezuko di Demon Slayer. Oh, raga, senti, vi faccio un par di domande, eh? Senti, allora, innanzitutto è la prima volta che venite qui al Lucca? Ci abitiamo. No, siamo di qua, siamo di Lucca. Ah, siete proprio di boh, cioè proprio bello, cotto e mangiato direttamente. Sì, sì. Oh, brave, raga. Qual è la cosa che più preferite nel fare cosplay? Il cambiare identità per un giorno. Sono d'accordo con lei, anch'io. E invece la cosa che la cosa più che odiate, che vi è successa durante una fiera, che è successo? Qualcosa di strano, di particolare, che ho detto, Maron, proprio a me mi è successa. Che? No, sono i temporali improvvisi, i soliti dei comics. Esatto, sì. Sì. Quindi solo colpa dei temporali, Eva. Però questa volta ci ha graziato il tempo. Per oggi ci ha graziato. Vabbè, ragazze, mi raccomando, diteli di iscriversi al canale. Io dite di iscriversi, raga, che questi non ci stanno a iscrivere, raga, dovete cliccare iscriviti, raga. Oh, eccoli prossimi. Mamma mia, con sta frusta, raga, ma che ce fai con sta? Vieni pure tu, qua ci sta. Ma vi chiamate, raga? Sono Walter. No, tu non sei Walter. Tu sei? Predator. Oh, com'è che va Predator? Raga, qua. Raga, ho svoltato la cena, ho svoltato. Qua ci sta Alessandro Borghese. Quattro ristoranti. Mi cucini un piatto di pasta, che io non so brava a cucinare. Cappa. L'hai pulita? No, c'è sta un pelo, c'è sta un pelo di grasso, va bene lo. Perché se no sarebbe stato un 10. Un 10. Tu invece sono sta frusta, zi, che scefa? C'è frusti, che fa? Frusto il Predator. È frusto il Predator. Bra, esattamente. E voi invece con sta cosa qua, perché? Che cosa è sta con carbone? Che è? È calcifero. Calcifer, che cos'è? È lo spirito del fuoco. Ah, c'è lo spirito del... Tu invece sei? Totoro, lo spirito della foresta. Oh, ma io me lo ricordavo un po' più cicciotto, Totoro. Dici che devo mangiare di più? Hai fatto la dieta, raga, ha fatto la dieta, no, Totoro. No. Io ho detto no alla dieta, no a Valsoia, oh, ma che è? Raga, senti una cosa, tu che a te che non ti ho chiesto niente, senti una cosa. Qual è il tuo personaggio anime che... secondo te è sopravvalutato? Qual è? Sopravvalutato? Dimmene uno. Comunque dici e rischi botte, sai? dai, qua famo il flame, famo video flame. Shinji, assolutamente Shinji. Shinji, raga, scrivetelo nei commenti, che ne pensa? Senti, invece, Alessandro, senti una cosa, ma tu è la prima volta che vieni qua a Lucca? No, credo sia tipo la 17esima. La 17esima? La madonna, e che? Ragazzi, vi dovete iscrivere al canale. Alessandro Borghese non bevi a cucinare la pasta. Mi raccomando, raga, ci vediamo al prossimo, che devo dare fastidio. Dai, raga. Che c'è stata a fare, raga? Ma che è stata a fare questa cosa qua? Dimmi un po'. Cosplayer? Oh, che cosplayer? Fammi vedere, che persona? Warhammer Necromunda. Sono un Redemptor, un prete fanatico, e lei è un Asher, una sorta di gang modi Lost Zetas. Ah, ho capito, capito. Sei, ma la prima volta che venite a Lucca, no? Assolutamente no, sono 14 anni buoni. Siamo veterani di Lucca ormai. Giovani. Senti una cosa, ma le altre volte che personaggio avete portato? Bene o male usiamo sempre cosplay di Warhammer 40.000. Siamo molto di nicchia. Oh, ho capito. Senti, dimmi una cosa. C'è sta qualcuno che ti ha fatto delle domande particolari, che tu dici, ma che cazzo di domanda mi sta a fare?
Dimmi. Con un altro vestito di solito mandato del carabiniere che non c'è. Del carabiniere, come un po' costa sta ruota, sto copertone qua, dimmi un po'. Io sono solo un'indossatrice perché costrelli fa tutti lui. Ah, lui è l'artista. È lui l'artista. Esatto. Ambe. Ma sto coso qua che è il fuoco, bruciazzi. Si accende. Pure fa vedere il pistolone, fa vedere il pistolone. Faglio vedere il pistolone. Minchia, sì, qua è roba d'alti livelli. Minchia, oh, profuma pure. Pam 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 pam. Si chiama Babbo Natale. No. Chi sei? Dimmi un po'. Bard. Bard di League of Legends. Oh, tu invece sei con la maschera? Sfortunato io. Lui è sfortunato. Lui invece, raga, indovinate un po' chi è lui. Lui è difficile da capire. Mi raccomando, c'è un po'. Lui è? Ciubecca. Ecco, Ciubecca. Com'è che fa Ciubecca? Esattamente. Senti, ma chi è sto spadone? Mo fai vedere, zio, sto spadone. Posso, zio? Lo spadone! Senti un po'. La prima volta che vieni qua a Lucca? Quinto anno. Come? Quinto anno. Tu voi invece? Per me è secondo. Però io quasi tutti gli anni sono. Tutti gli anni, dai. Una decina d'anni. Dai. Siete qua di Lucca, siete, no? Ancona. Tu invece pure tu di Ancona. Di Torino. Sì, entrambi di Torino. Vabbè, state tutti vicini più o meno, dai. State proprio dietro l'angolo. Vabbè, senti, raga, te faccio una domanda. A te che tu che comandi tutto sto esercito. Senti, il tuo esercito dice ci stanno ancora io ti vedo senza esercito, ti hanno abbandonato. È crisi purtroppo. Com'è? C'è un po' di crisi e quindi c'è bisogna. C'è sta un po' di c'ho crisi. C'ho loro due. Te li sei fatti nuovi eserciti. Sì. Ma a Principessa Lira ci sei stata una notte insieme. Sono cose private, non posso. Qua volevamo sapere, qua c'è sta il gossip degli amici nostri che vogliono sapere. C'è stato il signore del nero, se può dire, come si può dire. Dipende cosa intendi per nero. Lo spadone. Senti, con sta barba, zitta, la tagli un po'. Ma in realtà ho provato a fare solo le basette. Però è cresciuta su. Sì, sei presente quando diventa bella dura subito? Ecco. A te diventa duro subito, diventa. Ho capito. Lui invece scommetto che voi dormite tutte e tre insieme, a notte fate scoreggio e lui c'è la maschera antigas. È giusto, zi? È certo. Vabbè, raga, senti, dammi sta spada, ma accendi un attimo, che è solo il signore. Sta spada, io mo vado e ce vado a fa affettino un po' di gente che so io, dagli un po'. Stituiti sto fantasmino. E chi sei un fantasmino, zio, con sta cosa qua? Chi sei? Fammi sapere. Sono la versione di Halloween di Deku di My Hero Academia. Oh, e tu invece sei? Shinsu di My Hero Academia. Ma perché sti capelli viola? Fammi sapere perché. Perché la tinta naturale era finita. Senti, è la prima volta che venite qui a Lucca? 8 anni. 8 anni, pure a te, se tu lo porti insieme, tu lo porti. Dimmi una cosa. Ma qual è l'esperienza peggiore che vi è capitata mentre stavate in cosplay? Mo dici un po'. Essere fissati dagli anziani che non comprendono. È inquietante quando Davvero? Poi ti chiedono: ma sei Goku? Mezzi con sti capelli. Qualcosa c'è di Goku. Ma vabbè. Tu e a te invece? Sì, stessa esperienza. Pure a te hanno scambiato. Sì. Goku, raga, sto Goku è famosissimo, raga, famo Goku presidente a questo punto. Esatto, facciamo tutti Goku. Dai. Attenzione, raga, perché a sto giro c'è sta pure Thanos e sto tipo qua, raga. Ma che state a fa qua? Niente, girovaghiamo, ammazziamo un po' di gente, lui fa un balletto. Per balletto, zi? Certo. Fammi vedere il balletto, fammi vedere. Non funziona. Non ti funziona? No. Mannaggia, raga. Senti un po'. Si è scaricata la radio. Per mezzo viaggio andava e dopo si è scaricata. So, capi. Senti un po', fammi vedere sto guanto. Senti, fa uno schiocco di dita, però non ci ammazza, per favore. Ma che ci fa uno schiocco di dita? Maron!
Hai beccato malissimo. Se blocca, se blocca, se impiglia del dito, se impiglia. Dai, ecco, capito. Senti un po', dimmi un po'. Ma c'è state de qualche personaggio che ti piace, che vorresti avere i superpoteri? Ah, io sto facendo Star-Lord perché è il mio personaggio preferito della Marvel, e soprattutto per il suo stile, che è il migliore secondo me. No, quindi ti piace avere sto ermo così che va in giro po' spazio, ti piace? Il prossimo anno prendo anche le pistole. Brava, brava, brava! E a te invece, qual è il superpotere che vorresti avere di un qualche personaggio? Magari pure di Thanos, eh? Ma c'era già Thanos il superpotere che vorrei io, potermi muovere dove voglio. Beh, un guanto che si muove di più vorresti un guanto... Raga, fammo una donazione, però regalamo, un guanto che si muove meglio, perché sta un po' impicciato, sì. Sta un po' impicciato, vabbè raga, senti Thanos, prima che schiocchi le dita e mi ammazzi, io me do raga. Oh raga, ora stiamo proprio nel covo, nel covo dove stanno tutti i cosplayer, a te che mi sei passata ora davanti, pure a te, raga, chi sei? No, io non credo. Sono famosa, una fanpage. Sei una fanpage, brava. Grazie. Senti, ma chi sei? Sono Reiki di Skate. E tu invece? Sono May di Boku no Hero Academia. Ok, tu invece? Sono Deku di Boku no Hero Academia. Ok, senti un po', mi dite un po' qualche esperienza strana, spiacevole che vi è capitata durante che state a fare qualche cosplay in giro? No, spiacevole no, per fortuna ancora niente. Cioè no, per fortuna. A te per fortuna, niente. A te invece ti è capitato qualcosa di strano? Hanno detto che la mia maschera è un'arma impropria. Quale? Non potevo entrare negli stand perché è un'arma impropria. Ma oggi? Ah, quindi raga, proprio una cosa fresca proprio. Quindi sei un'arma impropria perché c'hai gli spuntoni. No, non gli spuntoni, è una maschera antigas che non andava bene. Beh, risaputo che è un'arma di distruzione di gale. Ah, vabbè. Senti un po', a te invece, che ti è capitato di strano? Che mi pare di capire che un po' di cose strane ci stanno in giro. Qualche fiera scambiati per Pikachu. A te così per no, Pikachu? Sì, no. E che no, c'avevi? No, ci stava vicino. Le conigliette di Playboy. Le conigliette. Coniglietta di Playboy. Raga, mo so curioso io. Vabbè, senti un po', raga, è il primo anno che venite qua a Lucca, no? No. Vabbè, se. Siamo veterani. Veterani. Vabbè, dai, ragazzi, ci vediamo alla prossima, dai. Hai visto, a ste ragazze così, nama da fastidio, che stanno picazzi loro a parlare. Andiamo a vedere, io voglio dar fastidio proprio a queste qua che giacche rosse. Mi cambia maschera, mi cambio. Senti un po', sì, come te chiami? Io? Lei? Tutte, tu, pure a te. Come vi chiamate, raga? Belle ragazze, Greta, Bianca, Rebecca. Rebecca, da che personaggio siete vestite, raga? Fammelo sapere. Toradora, sono Taiga. Ami. Tu sei un attimo, sei Faiga? Taiga! Ah, dai, ho capito male. Senti un po', che primo anno che venite a Lucca? No, tipo il decimo io. Io il terzo, boh. Ah, sì, non ma chi se poi perdiamo il conto. Tu invece? Oh, sarà il quarto, il quinto, non lo so. Vabbè, abbiamo perso il conto. Senti un po', ma perché avete scelto sto personaggio che siete vestite così? Perché siamo noi. Perché? Siamo noi, ci vediamo, sono amiche e ogni personaggio ha la nostra caratteristica principale. Ah, quindi vi rivedete nel personaggio, esatto, che interpretate, diciamo. Sì. Ma l'avete comprato o voi siete fatte voi, raga? Dovete dire la verità, mo dovete dire la verità, Comprato dai cinesi. AliExpress, 10 euro. Ah, pubblicità, raga, questa è pubblicità. Chi se frega, tanto non mi paga. 10 euro. Su AliExpress, raga, mi raccomando, andate. Si è arrivato pure largo, l'abbiamo dovuto pure stringere. Andare in sartoria a stringerlo. Comunque l'abbiamo acconciato noi. Ah, l'avete acconciato voi. Vabbè. Allora, ok. Oh, senti un po', fammi sedere, che io so vecchia. Oh, c'ho l'ernia al disco, zi, vieni un po', via qua. Pure a te, via. Chi siete, raga, dimmi un po'. Angel Dust. Chi? Angel Dust. Tu invece? Edward Mani di Forbice, no. Tipo, però, cioè, da c'è all'acciaio c'è.
L'acciaio c'è. L'acciaio. L'importante è quello. Tu invece sei? Yuchiro. Chi? Yuchiro. Tu invece? Michaela. Tu sei Miche. Il tuo personaggio si chiama Michela? Michaela è il tuo personaggio? Ok, tu invece? Krul. Krul, senti un po', raga, la prima volta che venite qua a Lucca? Noi viviamo a Lucca. Siete di Lucca? Sì, sì, siete di qua. Ah, quindi è proprio così, al momento scendete da casa e già è fatto, diciamo. Ho capito, raga. Senti un po', raga, ma perché avete scelto questi personaggi? Ditemi un po'. Fa figo, bellino. Mi piace, è basso come me. Ah, per l'altezza, dici, stai parati, vado sul sicuro, vado. So capito, tu invece perché? Amo complicarmi la vita. Ma si vede, sì, si vede, infatti. Ah, tu c'hai quattro mani, c'hai. Fammi vedere un po'. C'hai quattro mani, addirittura. Raga, con questa se divertimo, raga. Quattro mani, namo deluso proprio. Fammi un po' vedere, per la distanza asociale, abbiamo capito, zi. Come ti chiami? Daniele. Daniele, che personaggio è il tuo? Guts di Berserk. Come? Guts di Berserk. Posso via sto spadone, zio? Posso vedere? Oh, mamma! Ah! Zio! Oh, è pesante davvero, raga! Ma che sei scemo? Te porti in giro tutto sto coso, te porti? Lo uso per dimagrire. Madonna, zio, qua te fai proprio i bicipiti a gratis, te fai. Raga, di solito i cosplayer usano armi finte, leggere, corpo di stirolo. Questo c'è proprio pesante, c'è pazzi. Ma tu sei matto. Chi bello vuole apparire un po' soffrire. Senti, ma perché hai scelto sto personaggio da fare? A parte che complicarti la vita. Primo per quello, secondo perché non avevo proprio niente da fare in lockdown. Cosa va durante il lockdown? Che di tempo ne avevi? Bravo. Quindi hai detto, senti, fammi occupare tempo. Ma sto spado, sì, mamma mia, troppo pesante sto spado. Io mi devo ammazzare un po' di gente, sì. Mi raccomando, raga, se non vi iscrivete al canale, vengo e vi taglio a fettine. Non so come, ma vi taglio a fettine, raga, a fettine vi taglio. Oh, e mo vediamo alla sposa. Qui c'è sta una sposa con sto cuore in mano, zi. Ma che ce fai con sto cuore in mano? Fatte vedere un po', fatte vedere. Mio marito. Ma che sei scema, zi? Ma no, posso? Guardate che c'è il sangue. Ma che sei scemo, me sporco tu? Scusa, è realistico. Ma che sei? Chi sei? La sposa cadavere? Chi sei, zi? No, sono una vampira santa. Una vampira santa? E che hai fatto per dire? Aspetta un attimo, zio, tu rimani qua perché c'è sta un'altra tipa che se crede di scappasse sta tipa qua. Vieni qua. Pure lei è la vampira, sì. Certo. Chi sei tu? Io sono la Madonna, non si vede? Tu sei la Madonna. Grazie, cara. Senti, ma perché avete scelto sto personaggio? Fammi sapere. Perché siamo tipi allegre e solari. E si vede, ragazzi. Si vede, infatti. Siete proprio solarissime, ragazzi. Ma il cuore è Tomagni, però. Stasera, la mia cena. Ti porti a cena, via, lo via, via. Qua, me lo porta a 18:22, tra poche ore d'aperitivo. E quindi. E fate aperitivo, col cuore di chi è? Del tuo marito o del tuo amante, fidanzato? L'ho ammazzato. L'hai ammazzato, tu invece non ce l'hai, perché l'ha già ammazzato. Ci ha pensato lei. Vabbè raga, fammi nanna, se no qua mi vedo che già mi sento male. Raga, stiamo con tipo, raga, chi sei tu? Chi sei? Eren Jäger della quarta stagione. Eren Jäger, raga. Tanta roba. Fa vedere com'è che fai il corso, fa vedere. Bene. Non sono neanche in forma, non lo sapevo di portarlo, l'ho portato all'ultimo momento. Così, non ci avevi in cazzo. Porto l'armatura e invece no, pa, petto nudo. Petto nudo, a chi se ne fa? A 3000 calorie, c'ho anche il grasso. Figurone, famo. Sì. Senti, ma quindi tu già mi hai risposto alla domanda che te volevo fare, sì. Perché hai portato il suo personaggio? Vabbè, Eren Jäger perché sono conosciuto abbastanza da Eren, quindi ho detto, ma sì, dai, porto Eren. E niente, mi piace proprio il personaggio. Poi io sono allergico alle lenti, quindi c'ho gli occhi verdi. Ho detto, ma sì, dai, porto Eren. C'hai gli stessi occhi, c'hai. Ma sì. Vabbè, raga, tu hai detto, sei già conosciuto. Dove sei conosciuto? Chi è che te conosce? No, non mi conosce nessuno. Però restare umili. Un po' TikTok, un po' Instagram, dai. Instagram?
Instagram, sì. Instagram, ok. Su TikTok, come te chiami, zi? Edoardo Volpi. Come? Edoardo Volpi, il mio nome è normale. Edoardo Volpi. E su Instagram? Edoardo Volpi. Raga, semplice, preciso, pulito. Nome e cognome, cazzo! E finiamo, ragazzi, questa prima giornata del Lucca Comics di venerdì. Lucca Comics, don't think, non pensare, e non lo facciamo pensare. Tu chi sei? Chitarrista degli Slipknot. Vedi, raga. Senti, raga, quindi abbiamo finito oggi. Tu chiudi il video, quindi vuoi dire qualcosa a sti tipi che ci stanno a guardare? Venite a Lucca, vale la pena. Vale la pena. Ragazzi, chiaro, breve e conciso, tu ricorda, non pensare. Però voi, ragazzi, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, insomma, tutte le cose che avete fatto, ma non fate mai. Loro non lo fanno mai. Che gli devo fare? Che gli famo? Gli diamo una mazzata di chitarra? Si rompe la chitarra. Si rompe la chitarra, ma che te frega, ma che ce frega a noi, sì. Iscrivetevi al canale, ragazzi, iscrivetevi!